È arrivata una sconfitta, sconfitta che ci può stare, che ne pensa? Sconfitta, si è indirizzata male la partita, pronti via, si è preso rigore. C'era, credo che ci fosse uno, ha parlato Matteo, però sembrava mano. Sconfitta, secondo me che non ci sta, ho preso doppio palo un'azione, tante parate del portiere, abbiamo avuto tante occasioni, come hanno detto anche però, c'era rigore per noi, netto su Nania. Ha messo il fischietto in bocca l'arbitro e poi non l'ha dato. La spinta, dice, vero? La spinta della ripresa. Tutti e c'era. Sì, sì, prendo. Abbiamo preso il secondo gol a 5 minuti dalla fine, contropiede, ma sinceramente sono contento. È un momento in cui ci girano tutte male, però sono contento della squadra, perché obiettivamente se c'era una squadra, non voglio esagerare, ma il punto era meritatissimo. È andata così, ci si rimbocca le mani e c'è da fare di più. Come giudica la prova delle punte oggi? Abbiamo tirato tante volte in porta, poi quando sono questi momenti abbiamo fatto una vittoria dall'inizio del campionato, partite ufficiali. Come giudico, abbiamo preso troppi gol con tutta la squadra, abbiamo fatto qualche gol, ma sbagliati anche troppi, è colpa di tutta la squadra. E abbiamo avuto anche sfortuna, perché effettivamente una volta se l'hai trovata a mano senza nemmeno sapere perché, quel doppio palo, insomma, alla fine anche sull'1-0, secondo me abbiamo avuto tantissime, secondo me, abbiamo avuto tantissime occasioni, tante parate del portiere, è stato bravo, facciamo l'applauso al portiere, basta. Ho visto dei grandi ingressi, sono entrati molto bene e Vigni, sono entrati molto bene anche Franceschini, anche è stato bene Capecchi. Barontini dietro, Fabozzi, secondo me siamo entrati tutti bene. Chi ha giocato male, ha giocato bene. A volte ci sono questi momenti un po' storti, sinceramente sono contento della squadra. Bisogna fare qualche punto, però sono contento. Non posso dire il contrario.